Vediamo come accorciare i pantaloni, con diversi metodi facili da mettere in pratica, e anche senza dover tagliare e cucire. Vediamo come accorciare i pantaloni in maniera momentanea, senza dover tagliare l'eccedenza, e potendo quindi ripristinare, in ogni momento, la lunghezza originale. Impareremo come fare con diversi metodi che prevedono di cucire o anche senza. Il primo metodo che vogliamo spiegarvi per accorciare i pantaloni senza dover tagliare la stoffa in eccesso prevede l'uso della macchina da cucire. Questo sistema è davvero semplice. Per prima cosa dovrete prendere la misura per capire qual è la nuova lunghezza. Dopodiché dovrete piegare la parte finale del pantalone verso l'esterno. Fatelo in modo da raggiungere la lunghezza desiderata e far sì che l'orlo dei pantaloni sia un po' al di sopra della nuova lunghezza. A questo punto dovete cucire seguendo il bordo dell'orlo originale. Quindi girate di nuovo il bordo verso l'interno e stirate per fissare bene la piega. In questo modo vi basterà rimuovere la cucitura per ritornare alla lunghezza originale del pantalone. Un metodo alternativo che si può mettere in pratica senza cucire è quello di utilizzare il biadesivo termosaldante che può essere acquistato in merceria. Se volete accorciare dei pantaloni della tuta senza dover cucire, potete utilizzare il sistema dell'elastico. In questo caso non sarà necessario né tagliare né cucire, ma vi servirà soltanto una fettuccia elastica. Il procedimento è davvero molto semplice e si può applicare a tute da ginnastica, pantaloni del pigiama e pantaloni sportivi. Vi basta scucire la cucitura dell'orlo, quel tanto che basta per far passare all'interno l'elastico. Dopodiché per fermare l'elastico vi basterà fare un nodo, per poi ricucire l'orlo inferiore.